piede in un'ambasciata? Legazione. Beh, non è la stessa cosa? Non esattamente. Ah, volete dire che la Carpazia non è abbastanza importante per avere un'ambasciata? Non ancora. Per quanto vi siano molte cose di cui la Carpazia può andar fiera. I treni arrivano in perfetto orario e l'esercito, dopo quello tedesco, russo e francese, è il migliore d'Europa. Ma ciò che più conta... Chiedo scusa, posso sedere? Certamente. Beh, è una cannonata. Cannonata? Sì, questa stanza e tutto. E voi vivete qui? No, io sono l'addetto diplomatico del Foreign Office presso la legazione di Carpazia al seguito del Granduca. Misure simili naturalmente sono state prese per tutti gli ospiti di sangue reale qui a Londra in occasione dell'incoronazione. Allora saprete quali saranno gli altri invitati oltre Sua Maestà? Sua Maestà? Oltre il Granduca, voglio dire. Mi avete spaventato. Ecco, Miss Degen, prima che arrivi il Granduca... Converrebbe che imparaste la formula corretta per rivolgergli la parola, altrimenti potrebbero nascere, non so, dei piccoli momenti di imbarazzo. Oh, Dio me ne guardi! Ecco, il Granduca non è il re di Carpazia, ma il reggente. Beh, quasi la stessa cosa. No, non è la stessa cosa. Il Granduca, che era un principe ungherese, aveva sposato la regina di Carpazia, che gli aveva conferito titoli e diritti di principe consorte. Ah. Alla morte della regina, il loro figliuolo Nicola minorenne è divenuto re. E così il Granduca è stato nominato principe reggente. Quindi la formula più corretta è altezza reale per il Granduca e altezza imperiale reale quando parlate alla moglie. Ma non è morta? La prima. Ah, io parlo della sua seconda moglie. Ah, un momento. Troppe cose da ricordare. E poi imperiale e reale? Ma perché tanta roba? Perché, beh, troppo complicato a spiegarsi. Si risale al Sacro Romano Impero. La Granduchessa è nipote dell'imperatore Francesco Giuseppe. Ah. E se sarete presentata al giovine re... Accidenti, ancora un altro! Dovete chiamarlo Maestà o Sire. Allora, Miss Degen, avete capito bene tutto? Mm? No, credo di no. L'intreccio è troppo complicato. L'intreccio? Ah già, capisco, gergo teatrale, eh? Un'altra cosa, Miss Degen. Con i membri della famiglia reale parlate soltanto se vi viene rivolta la parola. Ah, volete dire che devo aspettare la mia battuta? Suppongo si dica così. Dio. Io sto tremando come una foglia. È peggio di una premiere, sapete? Ma siete sicuro che non avete sbagliato indirizzo? No? Ma dove sono gli altri invitati? E perché sono stata invitata anch'io? Lo sapete? Perché... Beh, dopo tutto, l'altra sera, quando siamo venuti a vedere lo spettacolo, gli siete stata presentata, no? Si capisce, ma non sono stata la sola. Anche i 10 attori principali sono stati presentati. Io ero l'ultima in coda, in fondo. Ah, a me pare che quella sera il Granduca si sia occupato soltanto di voi. Siete sicuro che non mi abbia confuso con Maisie? Maisie? Maisie Springfield, la prima attrice. Gli era già stata presentata a Parigi. Maisie, non fa che ripetermelo. No, sono assolutamente certo che non ha fatto nessuna confusione. Ma perché? Perché? Per quel poco o niente che ho nel secondo atto? Non so, mia cara Miss Day, che non saprei davvero cosa dirvi. Forse quel poco, ecco, è quel poco o niente che gli è piaciuto. Oddio, questo silenzio mi opprime. Ma a parte gli invitati, dove diavolo è il Granduca? Ha pranzato col ministro degli esteri e poi... E allora che bisogna di cenare ancora? Sapete, l'appetito di questi sovrani balcanici è prodigioso. Ehi!
Miss Degen, no, 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 vi chiedo soltanto di controllarvi, non c'è alcuna ragione di panico. Questo è un complotto, cena per due, e voi lo sapevate benissimo. C'è una parola, sapete, per quello che state facendo, e questa parola non è certo una parola gentile e distinta. Miss Degen, vi imploro, non fate deduzioni prima. Deduzioni? Ma più chiaro di così, me ne vado, me ne vado. Un momento, Miss Degen, perché? Perché tanta paura per un breve innocente tête-à-tête? Statemi a sentire. Dove credete che sia vissuta finora? Nella luna? Li conosco i vostri innocenti tête-à-tête. Mi sono dovuta difendere da più di uno. Champagne, questo si sa. E poi spero che vi piaccia il caviale, signorina. E poi ho ordinato una cena fredda perché servirsi da soli è molto più divertente. E poi dopo la cena, signorina, sarete stanca perché non volete mettere i vostri piedini su questo divano. Voilà, voilà, li conosco tutti i vostri rigiri. Temo che stiate confondendo la legazione di Carpazia con un separé di Chemaxim. Ah sì? E che differenza c'è? Soltanto che qui la distanza dal divano alla porta è maggiore. Beh, ora esagerate. Oh, me ne vado. Inventate voi una scusa. Dite che mia zia sta male o qualcosa del genere. Vostra zia? Sentite, io sono spiacentissima, ve l'assicuro, ma non capisco perché doveva pescare proprio me. Io sono l'unica girl della compagnia che rifiuta sempre inviti di questo genere. Ecco, io in queste cose sono bizzarra, recalcitrante, sì. Qualche volta me ne preoccupo anch'io, lo confesso. Ma forse, ecco, forse non dovrei lavorare nella rivista. La rivista mette in mente agli uomini certe cose. sì, forse dovevo accontentarmi di Shakespeare. Sebbene Shakespeare metta loro in testa cose anche peggiori, beh, buono no. No, Miss Degen, oh. mia cara Miss Degen, volete mettere me e l'intero Foreign Office in un tremendo pasticcio? Perché? Via, su, accettare una breve innocente cenetta. E dopo? Dopo non avrete che da dire buonanotte, altezza reale. È stata una serata veramente incantevole, deliziosa, ma ora è bene che mi ritiri. Beh, l'uscita è da applauso a scena aperta. Mi piace. Ma potete garantirmela? Si tratta di un granduca balcanico. Educato in Inghilterra. Appunto, a maggior ragione me ne vado. No, un momento, per favore, un momento. No, mi imploro, vi prego. No. Va bene, d'accordo, vi garantirò, come la chiamate voi, l'uscita. E fatemi pensare un momento, è che... Ecco, allora, io vi darò appena il tempo di cenare, E poi entrerò a dirvi che vostra zia ha avuto un grave incidente ed è stata ricoverata di urgenza all'ospedale. Va bene? Potrebbe andare. Potrei dirvi di sì. Però non più di mezz'ora, No, mia cara, mezz'ora non può bastare. Basta, no. E avanza. D'accordo. Vi ha sorpreso il mio invito? Devo dire di sì. Infatti mi ha così sorpreso che stentavo a credere si trattasse di me. Ma certo che si trattava di voi. Col lapis avevo sottolineato con cura il vostro nome sul programma. In queste cose sono metodico e preciso, ve l'assicuro. Per forza. E se non si trattava di voi, di chi credevate si trattasse? Beh, di Maisie Springfield. Oh,
No, Maisie Springfield. Povera Maisie, è una vecchia gallina ormai. Ah, davvero? E io allora che cosa sono? Una pollastrina. Miss... Miss... Avete perso il programma, eh? Buona, spiritosissima, eccellente. Miss Degen, Eileen Degen. Ah, ma certo, che stupido. Spero vi piaccia il caviale. Oh, lo adoro. Ho fatto preparare una cena fredda perché servirsi da soli è più divertente, non vi sembra? Oh, molto più divertente. Avete un vestito delizioso. Ah, è un vecchio vestito. È un regalo di una vecchia zia. Abita qui a Londra. Vi piace la vodka? Veramente non l'ho mai assaggiata. Dovete. Questa è speciale. Cheerio. Cheerio. Ah, no. No, se bevete così vi va la testa. Bevete così. Non vi succederà niente. Oh. Oh. Ho capito cosa volete dire. Volete mettervi a sedere qui? E ora, eccoci soli. Già. E ora perdonatemi se vi lascio cominciare da sola. Io ho già pranzato e devo sbrigare 2 o 3 affari urgenti. Mettetemi in comunicazione col ministro Karnov. Karnov? Dormivate? Pazienza. Siamo nel mezzo di una grave crisi. Ho avuto un tête-à-tête di un'ora con Sir Edward. Sì, sì, Sir Edward, il Foreign Secretary. Come? Ah, oh, vi prego, non vi mettete a parlare in carpatico, sapete che lo capisco malissimo. Ma sì, sì, possiamo parlare liberamente. Non c'è nessuno qui. Sì, Sir Edward è al corrente. Gli ho spiegato che se non avessimo fatto arrestare Wolfstein, sarebbe certamente salito al potere lui. Allora, addio alleanza con la Francia. Ah, sì, sì, lo so, sono d'accordo. Ah, non può fare certo buona impressione sull'opinione pubblica mandare in prigione il capo dell'opposizione sotto accusa di tradimento, ma che altro potevamo fare? Sir Edward esige che il processo sia pubblico, ma è un po' imbarazzante. Sì, ma ciò che più ha indignato Sir Edward è che quegli stupidi americani abbiano protestato. Oh, lo sapete meglio di me. Sì, gli americani in questo sono veramente dei grandi bambini.
Sì? Ah, la protesta è su tutti i giornali e le sommosse continuano. Sì. Ah, ma Dio mio, quando capiranno qualche cosa questi benedetti americani? Sì? Va bene, ne riparliamo domani. D'accordo, buonanotte, Carlo. Bene, 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 bene. Come va? Divinamente. Un altro po' di vodka non farebbe male ad una mosca. Noi in America diciamo essere ubriachi come una mosca. È buonissima. Avete la linguetta spiritosa, Miss Degen. Si fa quel che si può. Siete stata in America? Sono nata in America, sono americana. Cheerio. Cheerio. Che cosa c'è? Mi sono bruciata la linguetta spiritosa. Oh, mi dispiace. Volete scusarmi ancora un momento? Mi viene in mente che devo fare un'altra telefonata. Fate pure. Adoro la mia propria compagnia. Miss Degen, non vorreste un altro pochino di champagne? Oh no, per carità, penso che mi faccia male. Ma via via, un pochino soltanto. Sono sete, allora stop, 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 stop. Scusate, avete detto qualche cosa? Oh no, no, stavo facendo un giochetto qui da sola. Cheerio? Cin cin! Cin cin! Che brindisi delizioso, dove lo avete imparato? In America, Altezza Reale. Perché non sono stato informato dell'arresto di Wolfstein? Torna in camera tua, Nicky, ne parliamo domani mattina. No, papà, ne parliamo adesso. Perché hai permesso che lo venisse a sapere dai giornali? Non era necessario informarti. Non era necessario informare il re. Ti presento Miss Helen Degen. Buonasera, lietissimo di fare la vostra conoscenza. Prego, sedete. Il capo dell'opposizione di Sua Maestà è messo in prigione con falsa accusa e l'ultima persona ad esserne a conoscenza è il re. Ammetto il tuo diritto di essere informato, Nicky. Ma la tua matrigna, prima di uscire, mi ha detto che tu stavi giocando col meccano e che avevi dato ordine di non essere disturbato. Sono tutte scuse. Per ordine di chi Wolfstein è stato arrestato? Per ordine mio, naturalmente. Ah. Nicky, fra 18 mesi sarai il vero re. Ma per ora in Carpazia comando io. E comando anche te. Vai in camera tua. Torna subito in camera tua, Nicky! Buonasera, Miss Degen. È stato un vero piacere. Buonasera, maestà. Il colonnello Hoffman. Hoffman, andate in camera del re. Assicuratevi che ci sia e chiudete la chiave. Ah, isolate anche il suo telefono fino a nuovo ordine. È increscioso che abbiate dovuto assistere a una delle nostre piccole liti familiari. Mi dispiace avervi messo a disagio. È il vostro unico figlio? Sì. Ah, è atroce. Lo sapete? Lo sapete che io sono furente con voi? E perché? Perché? Ma come? Mettere in prigione senza motivo, andare arrestando gente perché non la pensa politicamente come voi. Ma è atroce!
A noi in America, non sapete? Oh, ma come avete potuto fare una cosa simile? No, onestamente non capisco. Come avete potuto farlo? Ecco, perché in questo caso io credo che il fine giustifichi i mezzi. Oh, ma state... Oh, io potrei rispondervi se avessi bevuto meno. Lo so! Se i mezzi non sono buoni, il fine è cattivo. Chi l'ha detto? L'avete detto voi. Io? Accidenti! Ho un'idea! Perché non convincete il signor Wolfstein a cambiare il suo punto di vista politico? Ecco, vedete, è un uomo molto ostinato. È per metà tedesco e al servizio del Kaiser. Allora cercate di avere l'opinione pubblica dalla vostra parte. Un terzo del mio popolo è analfabeta e i due terzi sono di razza tedesca. Arduo perbacco. Oh, scusatemi. Accidenti, proprio adesso che cominciavo ad affiatarmi e forse ero sul punto di trovare la soluzione dell'intero problema. Sì? Ah, va bene. Grazie. Mia moglie è rientrata dal ricevimento al St. James Palace prima del previsto e passa di qui un momento. Ah, va bene, va bene. Vostra moglie? Oh, santi lumi! Volete che io mi nasconda? Ditemi dove? Forse di là? No, di là no. Dentro un armadio? Dov'è? Miss Degen, avete un senso fortissimo del drammatico. Mi dispiace deludervi, ma lo scaraventarsi dentro armadi, per quanto divertente, non è indispensabile. Venite, venite. Sedete qui e calmatevi. Ah, prima che arrivi mia moglie, è bene che vi avverta che è un po' distratta, a volte molto sorda. Secondo... Mio caro, che tedio, che noia, decorazioni obbrobriose, la musica, una catastrofe. La mia carrozza doveva tornare a prenderci a Luna e allora siamo tornate col turco. Sai quel turco piccoletto, un po' curioso, per il quale in Erzegovina si prese quella cotta, ricordi? E a pranzo, mio caro, Olga Bosnia ha avuto un incidente col gelato. Lei è scivolato ed è andata a finire in grembo alla povera Rosy Schlumper-Lipper-Gliederstein. Dio, come abbiamo riso! Ma quell'idiota di Olga si mette a ridere più forte di tutti e dice: per fortuna non era una bomba. Mio caro, un silenzio simile non l'avevo mai sentito. Non basta. Per rimediare, quella povera idiota dice alla povera Rosy: oh, scusami, mi ero dimenticata che tuo marito è stato assassinato brutalmente. Ma non era una bomba, era una granata. Come se non fosse la stessa cosa. Mia cara, posso presentarti Miss Helen Degen? Ma sì, certo, mia cara, vi ricordo benissimo. Sono sicura di no, altezza reale imperiale. Cosa ha detto? Dice di essere estremamente lusingata e si congratula per la tua meravigliosa memoria. Grazie, cara. Bellina. Graziosa. E cosa fate, cara? Sono nella ragazza che vende le noci di cocco. Prego. Dice di essere un'attrice. Oh, un'attrice? Interessante. Madame Bernard è stata nostra ospite, sapete? Però nella parte di Magda io preferisco Mademoiselle Duse, siete d'accordo? No. Non siete d'accordo? Interessante. E conoscete anche Lucien Guitry? No. Conoscete soltanto Sara Bernard. Ah, avete ragione, mia cara. Avete ragione di essere fedele ai vostri amici. La fedeltà è una qualità rarissima oggigiorno. Vero, cara? Trebbia? 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 Io lo
sentita in Fedra molti anni fa. Beh, voi naturalmente l'avrete sentita un milione di volte, amiche come siete. Ma, altro in una, Cher, io ho trovato la tragedia indisponente, troppo amore, una noia. Io non capisco perché si scrive sempre sull'amore quando ci sono tanti argomenti più interessanti. Ebbene, mio caro, è ora per me di andare a letto. Ah, che uniforme ti metterai domani? Royal Guards. Oh, lasciami pensare. Che colore? Ah, sì, 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 bene. Saremo intonatissimi. Buonanotte, mio caro. Buonanotte, mia cara. Buonanotte, mia cara. È stato un vero piacere. Altezza reale, imperiale. Oh, ma credete che non gliene importi niente? Chiesi la mano di mia moglie perché dovevo consolidare il patto commerciale con l'Austria e lei mi accettò perché l'imperatore le consigliò di accettare. Per 10 anni siamo stati ossequiosi e devoti uno all'altra e tra noi non c'è stata mai una parola non garbata. Perché gliene dovrebbe importare? È atroce. La vostra vita è scandalosa. E volete sapere perché? Perché? Perché senza amore. Oh, sì, lo so, amanti a quintali, ma senza vero amore, questo voglio dire. Oh, no, ancora. Scusatemi. Sì? E quanti morti? Oh, allora non è poi così grave. No, non c'è ragione di farsi prendere dal panico, amico mio. Il nuovo capo della polizia segreta è una bravissima persona. Io mi fido totalmente di lui. Così, mia cara. E così. Siete più comoda sul divano. Mettete sui vostri piedini e riposate. Grazie, preferisco qui. Come volete. Siete stata molto gentile a venire. Questo mi pare che me l'abbiate già detto. Ah, davvero? Avete un vestito delizioso. Questo me l'avete detto di sicuro. Oh, importa. A che servono le parole? Scusate. A che servono le parole quando i fatti possono dire tanto di più? Pessimo. Pessimo? Pessimo attore. Temo di non capirvi, Miss Stegen. Andiamo, andiamo, non fate il granduca con me. Avete voluto prendervi un passaggio e io l'ho schivato, ecco tutto. Beh, non c'è bisogno di offendersi, è finita lì. Possiamo continuare ad essere amici, no? Scusate. Altezza reale, ne berrei un sorsetto anch'io. Alla salute di vostra altezza.
però sentite, secondo me c'è qualcosa lì dentro. Siete sicuro che bevuto così non fa male? Credo che abbiate bevuto abbastanza. Io dovevo avvertirvi subito che non sono fatta per questo genere di inviti. Questo di solito lo dico prima, all'inizio della serata, perché mi sembra più onesto. Ma questa volta non c'è stato il tempo, perché il sipario è andato subito su e la commedia è incominciata subito. E allora io mi sono detta, beh, stai in guardia, perché ci saranno i suonatori di corte che suoneranno delle musiche zigane in sordina nella stanza accanto, e poi ci saranno delle luci discrete e un profumo orientale nell'aria, quindi stai in guardia. Ditemi, si arrendono più facilmente le mesi e tutte le altre? Miss Stegen, prima che la vostra insolenza aumenti al punto di diventare insopportabile, faccio chiamare la vostra vettura. Ok, ok, vi prendo in parola, soltanto io non ho vettura. E allora farò ordinare un taxi. Sì, ma io abito lontano, in periferia, oltre Brixton. Vi farò accompagnare, naturalmente. Ok, la mancia, quella la posso dare io. Beh, posso avere la mia sciarpa? Oh. Grazie, eh. Scusate. Perché nessuno risponde quando suona il campanello? Vostra Altezza Reale in persona ha dato ordini che nessuno rimanesse dietro la porta. Fate chiamare subito un taxi e dite all'aiutante di campo di servizio di accompagnare Miss Stegen in un posto che si chiama Brixton. Come Vostra Altezza Reale comanda. Ah, un momento. Uno dei miei camerieri suona il violino. Chi è? Franz, credo, Altezza Reale. Uno dei sottocuochi. Suona bene? Non ho orecchio, Altezza Reale. E dov'è? A letto, Altezza Reale. Fatelo alzare e ditegli che forse avrò bisogno di fargli suonare quel suo maledetto violino. Dietro quella porta. Ah, no, 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 aspettate, no. No, no, non dietro quella porta, è troppo ovvio. Lasciatemi pensare, eh. A 10 passi da quella porta, in fondo al corridoio. Davanti alla camera del ministro Karnov? Esatto. Intanto il ministro l'ho già svegliato io col telefono. E che non attacchi fino a quando non avrò suonato il campanello. Forse non avrò bisogno di lui. E il taxi, Altezza Reale? Usate il cervello!